Ok, siamo in diretta e allora, buongiorno a tutti. Sono Daniele della Libreria Esoterica di Milano. Oggi ci sarò io al posto dei due volti che vedete di solito, quelli di, di Veronica e Andrea. E intanto, mentre aspettiamo eh, il collegamento, faccio una breve introduzione. Beh, mi conoscete, sono insomma il libraio che vedete in cassa quando venite in libreria. E siamo connessi oggi con Marco Maculotti, uno studioso di tradizione, esoterismo e religioni tradizionali. E siamo qua oggi per parlare di una in generale sia della sua nuova rivista cartacea di Axis Mundi e in generale di, del progetto che porta avanti da, da un po' di anni legato appunto a questa rivista digitale appunto chiamata Axis Mundi che è una rivista legata alle tradizioni religiose, all'esoterismo e alla cultura tradizionale e prima di entrare nel vivo della diretta appunto lascerei un attimo Marco presentarsi e in modo insomma da eh, fare un po' di contestualizzazione legata anche al alla sua formazione personale, alle, ai suoi titoli di, di studio, diciamo. Ciao Daniele, grazie, grazie di avermi invitato, grazie a voi tutti che state seguendo. È sempre un piacere collaborare con Libere Esoterica di Milano, dove, dove io vado da anni <ride> per i miei acquisti. E è un piacere presentare il primo albo cartaceo di Axis Mundi. Che, bravo, grazie. Che presento brevemente per chi ancora non conoscesse eh, è una rivista che ho fondato ormai sette anni fa, a fine del 2015, in formato digitale e che appunto in questi, in questi sette, sei, sette, quasi sette anni ormai eh, si è allargata molto al, al punto che adesso mh, ho pubblicato un centinaio di autori, tra cui anche, anche Daniele che sta curando una bellissima serie di articoli su Dune, sulla lettura esoterica di Dune. Eh, e da quest'anno appunto, anzi dall'anno scorso al 2021, Axis Mundi e anche Cartaceo, ho voluto appunto fare questo, questo album un po' particolare, ecco, non quindi rivista da edicola, ma invece questo tipo di album cartonato, formato 4, eh, pagine patinate a colori e via anche l'interno. Ti vi ringrazio, Daniele, dell'anteprima. Del Um, un album, questo uscirà come album annuale, um, il prossimo, prossimo album uscirà quest'anno, nel 2022, um, verso ottobre perché sarà incentrato sulle feste di fine anno come argomento. Ma um, quelli che voi che seguite Axis Mundi già lo saprete, il, il sito, il progetto eh, si basa su due grossi macro argomenti che in realtà sono strettamente interconnessi a mio modo di vedere. Eh, un macro argomento, appunto, è quello degli studi tradizionali e delle storie delle religioni, e l'altro argomento, invece, è quello della letteratura del fantastico. Quindi autori che riprendono da questi temi folklorici, mitologici, eh, qualche nome che io faccio sempre per presentare la rivista sono, possono essere Lovecraft, Myring, Macken, eh, Blackwood, eh, autori di questo tipo. Eh, e, e quindi ho, ho voluto fare come primo albo, appunto, un albo che presenti Axis Mundi sia dal punto di vista di storia delle religioni, che dal punto di vista se vogliamo un po' più moderno, sia di letteratura che di cinema folk horror. Appunto, tutto l'albo è dedicato a questo filone eh, cosiddetto folk horror. Sì, prima di, ti... diciamo, di entrare nel vivo degli argomenti della, della rivista, avevo diciamo delle curiosità personali anche da, da chiederti. Eh, perché appunto io seguo Axis Mundi pressoché da, da quando è nata, cosa sei, sei anni fa circa, e appunto penso che nel panorama italiano sia eh, una delle riviste più, più importanti sia per quanto riguarda anche le fonti accademiche che riporta, la serietà dei, dei temi trattati, e, e anche la, la veste grafica diciamo, innovativa per quanto riguarda i temi che affronta. E avevo appunto una curiosità personale anche per introdurti un po' ai, ai nostri lettori, e appunto so che tu arrivi comunque da una formazione giuridica e mm -hmm. quindi volevo chiederti di base come da questa formazione eh, sei passato ad affrontare e approfondire queste tematiche di cui parli appunto all'interno sia della rivista eh, digitale sia di quella cartacea. Sì, io sono laureato come, come già detto in giurisprudenza però con la tesi in antropologia giuridica sui popoli nativi del Canada. Eh, io ho portato avanti, oltre ai miei studi accademici, pure appunto con questi studi per mia passione personale, eh, su cui poi ho, avuto, ho voluto avviare questo progetto di cui stiamo parlando oggi. Eh, anche qui eh, l'antropologia è, è una branca del sapere che, a mio parere, nel, nelle università si studia in una maniera totalmente diversa da come... Eh, io e gli altri autori cerchiamo di fare con Axis Mundi, non perché Axis Mundi sia un progetto anti-accademico, perché in realtà, come potete vedere, ci sono è sempre di stati, dei riferimenti. Esatto, sì, proprio le, le note con le citazioni, il numero di pagina, proprio eh, come forma è anche accademica. Però, comunque è considerare la storia delle religioni e l'antropologia del sacro in, da un punto di vista che, ahimè, io penso che accademicamente non. Eh, non è facile trovare dei professori che propongono questo tipo di tematiche, insomma, in maniera un po' meno dogmatica insomma, di, di quanto ci si può aspettare. Tant'è che anche il nome stesso della rivista, non so se vuoi spendere magari qualche parola, sì, eh, deriva dal, dal noto Axis Mundi, che sarebbe appunto l'asse del mondo della tradizione sciamanica. Sì, sì, è un, appunto, un concetto sciamanico, appunto, che però in realtà, come ha dimostrato Mircea Eliade e Liade, altri studiosi delle religioni, poi lo ritroviamo anche nelle religioni, diciamo così. Eh, de, delle, delle, delle culture per così dire avanzate come possono essere anche i greci o i norreni oppure eh, gli induisti insomma eh, comunque l'asse del mondo eh, sarebbe appunto questa concezione sciamanica di una sorta di, eh, di asse per appunto che unisce tutti i mondi della manifestazione cosmica quindi il mondo in cui viviamo normalmente eh, e poi i mondi superni e i mondi inferi cosiddetti eh, quindi c'è questa idea che eh, l'operatore mistico, l'operatore sciamanico, tramite dell'esperienza esperienze sacre, possa accedere agli altri livelli della manifestazione cosmica. Eh, e questo è un punto molto importante anche nella presentazione dell'albo che facciamo oggi, perché eh, anche ci sono alcuni film che, eh, di cui ho scritto in quest'albo, uno su tutti, Picnic and Gin Rock, eh, che... Eh, a mio parere veicola benissimo questi concetti, queste concezioni sulla rottura di livello, sull'accesso all'altro mondo e magari poi avremo modo di parlarne meglio. Sì, infatti eh, adesso vorrei entrare proprio diciamo, nel vivo della, della rivista che vi, vi mostro nuovamente e che è veramente un pezzo da collezione, adesso purtroppo dal digitale insomma non rende un testo che deve essere secondo me sfogliato anche per la, la qualità editoriale che ricorda da un lato i, le antiche riviste come il Giornale dei Misteri, insomma il periodo d'oro diciamo, del, del mondo eh, esoterico italiano e dall'altro lato però appunto rinnova secondo me molto eh, questo tipo di panorama portando contributi diciamo anche al passo con, eh, con i tempi e da una rivista che hai deciso di far uscire sia in un periodo simbolico e anche con un un numero simbolico, no? ricordiamo che la prima edizione è limitata al numero di 333 copie, quindi è una tiratura limitata ed è uscita in un periodo eh, molto particolare appunto dell'anno che ha anche una grande valenza simbolica, quindi eh, diciamo a dimostrazione di come sia importante portare avanti gli studi accademici, però sempre tendendo l'occhio anche alle alle antiche usanze rituali. Quindi non so se ci volevi dire qualcosa riguardo sì, sia al periodo dell'anno in cui problema. è uscito sia alla tiratura insomma, delle copie, sì. alla scelta di questo 333. Allora, la scelta è innanzitutto sulla data dell'uscita che è eh, le calende di agosto, cioè quello che i Celti chiamavano l'Ammas, eh, cioè la festa del, del primo raccolto. Ho voluto appunto scegliere questa data eh, in senso metaforico, nel senso che dopo sette anni di sei, sei anni al tempo... Di eh, rivista digitale, appunto, aveva senso scegliere questa data per fare la prima pubblicazione cartacea della, della novella casa editrice poi che ho, che ho fondato, appunto, Axis Mundi Edizioni, eh, e con cui poi da, da quest'anno in poi inizieremo anche a pubblicare paperback oltre a questo albo cartaceo. E la scelta invece del, del numero di copie limitate 333. Eh, è anche legato in qualche modo al, alla mia biografia personale, perché okay. è uscito l'anno scorso che eh, io ho fatto 33 anni, quindi ah, era, okay. anche, yeah. era anche voluto in questo senso, oltre ad avere anche un lato appunto numerologico. Okay. Eh, devo dire che ho avuto un'ottima un risposta di pubblico, eh, anche a livello di commenti e a livello anche di, di copie vendute, eh, ne rimangono meno di 70. Quindi. Eh, se siete interessati, non so se hai messo il link in descrizione o comunque lo trovate. Facciamo. Sì, allora noi vabbè, appena entrano in libreria la trovano perché subito l'ha esposta. Poi a fine anche del, della diretta faremo un appunto poi su dove riuscire a recuperare la, la rivista. Comunque, appunto, anche qua in libreria Grazie sta avendo un, libreria. Ottimo, un ottimo riscontro. Insomma, mi fa molto piacere perché si sta perdendo un po', secondo me. Eh, questa cultura che andava molto negli anni, soprattutto 80 e 90, legato al, eh, alla rivista, proprio all'idea di eh, entrare in contatto con certi argomenti attraverso un canale, appunto, sempre cartaceo, che però, diciamo, rispetto al libro singolo, ti permette innanzitutto di ascoltare una coralità di voci, mm -hmm. perché appunto anche eh, in questo numero di Axis Mundi o in generale nella, nella rivista digitale uno degli aspetti di forza appunto, è proprio quello che eh, dà spazio a tantissime visioni, a tantissimi autori, quindi eh, ciò permette di avere sempre diverse prospettive e eh, magari anche sempre sullo stesso tema. Ah, sì, assolutamente, questo per me è centrale, scusa se ti interrompo un attimo, vai, vai, vai. ma per me è centrale dare al, ai lettori e alle lettrici di Axis Mundi eh, il numero più grande possibile di prospettive, quindi su Axis Mundi non troverete mai comunque eh, solo una prospettiva, eh, nel senso che io faccio scrivere altra gente dicendo le cose che penso io. Questo proprio non accadrà mai su Axis Mundi. Io voglio proprio dare alle, ai lettori e alle, alle lettrici un eh, numero più grande possibile di prospettive, ovviamente sempre trattando di tematiche che riguardano il sacro. La storia delle religioni, il folklore e l'esoterismo. Però, ecco, non voglio assolutamente che diventi eh, né un progetto dogmatico né un progetto autoreferenziale. Questo assolutamente deve essere la cosa più importante, a mio parere. Sì, sì, tant'è che anche nella prima rivista appunto Cartacea eh, trovano spazio molte voci, eh, anche molto autorevoli, come ad esempio, uno studio molto interessante di Massimo Centini e. E sempre entrando poi nel merito degli argomenti della rivista, hai deciso di dedicare questo primo numero al, al folk horror, mm. che è una tematica estremamente interessante a mio parere, e che però appunto in Italia, a parte un, un revival sempre legato agli anni 80-90, poi è andato un po' a, a scemare, e salvo poi avere in quest'ultimo periodo un, un rinnovato interesse. E quindi ti volevo chiedere innanzitutto il perché di questa scelta editoriale legata a un numero così importante appunto come il primo numero e in secondo luogo qual è la relazione tra l'esoterismo e in generale poi il mondo magico ma anche folklorico e il mondo horror gotico perché sembra che ci sia una relazione molto stretta appunto tra questi due mondi che è, è, è molto ben analizzata tra l'altro all'interno della, della rivista. Sì, dunque per risponderti brevemente alla prima domanda, io penso di averlo già accennato, però lo ridico, eh, la scelta del, di, di questa tematica per il primo numero era voluta per eh, andare a toccare eh, sia il macro gruppo di studi di storia delle religioni che quello appunto riguardante la letteratura fantastica e poi anche il cinema fantastico che appunto è ispirato alla letteratura fantastica soprattutto il filone fil folk horror è, a mio parere è strettamente connesso a un periodo storico che è quello di fine 800 grosso modo dal 1880 fino diciamo grosso modo al 1930-40 eh, che eh, si è mh, distinto eh, dall'epoca precedente perché una serie di autori che poi magari andremo a vedere durante la diretta hanno ripreso delle, delle tematiche appunto eh, che c'entrano con il folklore, con la storia delle religioni, con l'esoterismo pre-cristiano, quindi pagano. E eh, eh, è curioso anche che diversi autori, tra i più importanti, per esempio mi viene in mente Montaghero James. Eh, di cui appunto c'è un, un articolo in, nel primo albo, oppure anche Christopher, ben, Arthur Christopher Benson, un altro nome che mi viene in mente. Comunque erano eh, personaggi che, oltre che essere scrittori di letteratura fantastica e folk horror, erano addirittura dei prelati molto importanti a livello eh, proprio di Cambridge, di Oxford, eh, quindi anche eh, gente che comunque faceva studi accademici di, di altissimo livello. Per quanto riguarda il cristianesimo, le miniature, per esempio Montaghero James ha fatto una tesi sulle miniature eh, delle chiese inglesi. Eh, però è molto curioso anche, anche per esempio Lovecraft, che è un altro autore che magari toccheremo in questa diretta, eh, lui nasce in una famiglia di puritani fondamentalmente, eh, però ha questa, questo interesse per il paganesimo fin da bambino quando inizia a leggere i testi i miti. Eh, della Grecia, della, dell del, degli antichi norreni, degli antichi celti, eh, lui sente proprio questo, questa vicinanza al suo modo di essere. Eh, quindi una serie di autori che, pur partendo da un background, diciamo così, cristiano, perché non è cattolico in realtà, è metodista, puritano però poi arrivano a toccare queste tematiche esoteriche, diciamo, e, e questo, questo periodo, che è quello di fino all'Ottocento, è anche, eh, io lo sottolineo sempre, è anche particolarmente importante a livello iniziatico, misterico, perché appunto in questo periodo nasce la società teosofica, poi eh, nascono una serie di società segrete, come per esempio la Golden Dawn, eh, di cui tra l'altro facevano parte sia Arthur Macken, che è un altro degli autori che tratto in questo, in questo numero, eh, faceva parte Bram Stoker, faceva parte eh, Algernon Blackwood pure. Eh, quindi comunque ci sono questi piani interconnessi, quello della letteratura, eh, del fantastico, del, che poi verrà chiamata weird da alcuni, oppure dell'orrore cosmico, che si lega poi a questi studi eh, di... tradizionali, questi studi folclorici anche, eh, avremo anche modo magari di parlare anche dell'articolo un po' più appunto sul folklore, che è quello appunto, su... e comunque sono tutti argomenti interconnessi. Se, se poi andremo a sì, vedere. Sì, sì, tant'è che appunto, visto che abbiamo citato la Golden Dawn, secondo me è un aspetto estremamente interessante. E che analizzo tra l'altro anche nel testo che ho pubblicato col libraio editore sì. Storie pratiche delle arti magiche: e il fatto che gran parte degli, degli adepti della Golden Dawn, da quelli già citati come Blackwood, eh, erano innanzitutto dei letterati, eh, dei letterati che però traevano. Eh, grandissima ispirazione alle esperienze magiche che avvenivano all'interno eh, dell'ordine Siamo a, a William Butler Yates Esatto, una... anche lo stesso Machen, anzi, sempre per quanto riguarda Machen, c'è questo eh, evento estremamente interessante legato a, al caso degli angeli di Mons mm -hmm, eh, sì. in cui praticamente Machen aveva pubblicato un articolo eh, legato a questa battaglia in cui gli inglesi erano riusciti a salvarsi dopo una rovinosa ritirata e per sollevare gli animi Machen aveva scritto questo articolo in cui si immaginava una cavalleria di angeli che appariva nel cielo e copriva la ritirata degli inglesi. E la cosa interessante è che presto, dopo, questo, dopo la pubblicazione di questo articolo, eh, vi furono tutta una serie di testimonianze anche di soldati dal fronte. Eh, che ritenevano di aver visto davvero questi, questi sì, sì. angeli, no? Ma nel senso che fossero intervenuti veramente. Esatto. E nonostante, nonostante Machen poi abbia smentito no, il fatto, dicendo che si era di base inventato tutto, l'aspetto interessante è che, appunto, vi è una connessione quasi intrinseca tra il mondo magico ed esoterico e la letteratura: come appunto se eh, la, la parola scritta sia una forma di, di atto magico in grado anche a posteriori di, di manipolare la realtà eh, in maniera magica creando un'allucinazione un collettiva postuma cioè un sacco di gente è interessante notare che un sacco di soldati dicevano di aver effettivamente visto eh, questa cavalleria celeste nonostante appunto ma che non avesse raccolto nessuna testimonianza mm, no? Quindi, su quello... e, e diciamo che questo aspetto folclorico anche popolare è quello che ritorna molto, soprattutto nel territorio italiano, dove spesso il, il culto dei santi o delle reliquie mm -hmm. eh, si fonde con le, le antiche rimanenze pagane, eh, piuttosto che con i culti rurali della, della terra, eh, tutti aspetti molto eh, presenti anche in questo, in questo numero di, di Axis Mundi. Hai sì, fatto, fatto bene menzionare questo argomento, questo fatto, perché eh, ci sono degli autori inglesi che hanno... Ripreso la tradizione folclorica italiana nella seconda metà dell'Ottocento, eh, e tra l'altro sono degli autori che vengono anche citati da Machen. Uno si chiama Painwright, che ha scritto eh, questo studio su Priapo: sul culto di Priapo esatto, che è stato tenuto eh, in Campania, Molise, queste zone dell'Italia meridionale. E quindi c'è un interesse. Eh, un rinato interesse degli accademici inglesi che poi spesso erano anche nobili come accadeva anche durante il romanticismo con i tedeschi che venivano in Italia a visitare queste rovine antiche, romane. No? Questo gusto romantico eh, e, e riprendono appunto questi temi del folklore italiano. Un altro molto famoso è Charles Leland: esatto, eh, esatto. è quello che ha riportato il Vangelo delle streghe cosiddetto di Aradia. Eh, lui aveva fatto degli studi sulla stregheria toscana. Eh, e appunto c'è questo interesse a fine 800, 1880 grosso modo eh, di eh, accademici letterati inglesi sulla tradizione eh, religiosa italiana eh, re, eh, una tradizione pre, pre cristiana che però eh, come studieranno questi autori si è andata nei secoli a intersecare ovviamente con il culto dei santi eh, per esempio il, il culto di Priapo eh, lo legavano al culto di Cosme e Damiano, che sono due santi, eh, che appunto hanno rilevato la funzione eh, di datore di fertilità, eh, datore di fecondità che appunto gli antichi, gli antichi romani, prima ancora dei romani, gli antichi italiani ci davano queste divinità, mh, eh, i tifalli, che cioè queste divinità della, appunto, della fecondità mh, eh, raffigurate con eh, gli organi genitali enormi e via dicendo. Eh, e' è curioso che appunto anche in un ambito... Estremamente dogmatico, estremamente come l'Inghilterra vittoriana, comunque eh, sotto sotto c'è questo interesse verso questo tipo di temi, appunto, che venivano anche visti un po' come peccaminosi volendo. E sì, ma... tra l'altro, la storia interessante per... è che l'Italia sì, di... era diventata una sorta di meta antropologica. No? Sì, di questi... sì, anche proprio con i romantici. Questo... Sì, sì, esatto. cioè, Gli italiani, probabilmente erano anche inconsapevoli del. Di questa atmosfera gotica che alleggiava mm -hmm. all'interno del, dello stivale, però, quando dall'estero venivano gli autori, sia inglesi sia, eh, sia tedeschi, si trovavano di fronte a un mondo quasi primordiale, no? un po' la stessa esperienza che facevano gli antropologi che visitavano per la prima volta eh, le terre del Sud America o dell'Africa. No? Mm -hmm. C'è questo spaccato su un'Italia eh, in cui i culti contadini. Eh, hanno questo nonché di perturbante eh, che tocca molto l'animo appunto come dicevi tu di questi autori legati al, al pudico modo di vita vittoriano eh, che però appunto eh, rivedevano in, in questi culti anche spesso legati alla religione cattolica eh, una sorta di fermento eh, atavico e primordiale legato agli antichi culti pagani tant'è che è lo stesso Leland che hai citato eh, sarà poi determinante nel corso del Novecento per ridar vita ai, ai, ai culti neopagani come appunto mm -hmm. tutto il movimento Wicca eh, di, di Gardner eh, che proprio dalla simbologia riportata in vita dall'Eland attingerà a piene mani e tra l'altro è sempre adesso passando alla, a uno degli articoli della rivista è un tema che è molto presente anche nella cinematografia estera dei culti rurali, come appunto nel, nel film uscito di recente, Midsommar eh, di Ari Aster, a cui è dedicato anche un articolo all'interno di Axis Mundi. E, perché c'è questa, in, in un mondo sempre più eh, tecnologizzato e sempre più eh, ridotto, diciamo, al consumismo, in cui la festività alla fine non, non diventa altro che un, un nuovo modo per, per consumare e reimmergici nella materialità. Dall'altro lato c'è una sorta di ritorno a questi antichi riti rurali eh, che affascina il pubblico, come abbiamo detto, quello legato spesso al mondo gotico e horror. E una delle massime testimonianze, secondo me, di questo ritorno è proprio eh, Midsummer, eh, che è questo film appunto uscito pochi anni fa, eh, in cui un gruppo di ragazzi, figli appunto della civiltà occidentale, compiono questo viaggio nel nord Europa eh, raggiungendo questo villaggio rurale in cui si festeggia appunto questo Midsummer che sarebbe la, la festa di mezz'estate e che va a analizzare no, nella, nella rivista e, e in generale appunto sono moltissimi sono moltissimi film, sia antichi sia moderni, eh, in cui questo substrato rurale eh, influenza molto la simbologia delle, delle opere. Non so se vuoi dirci qualcosa di più appunto, su questo aspetto cinematografico. No, hai menzionato Midsommar, ma effettivamente il, il film più conosciuto di questo filone, che anche questo è appunto mh, analizzato in questo primo album di Axis Mundi, è The Wicker Man, che, che magari alcuni spettatori conosceranno di cui poi è stato fatto un remake orribile con Nicolas Cage l'importante <ride> è il film originale del 73 e Midsommar è molto ispirato a The Wicker Man e, e, ed è curiosa questa cosa che eh, alla fine se noi andiamo, andiamo ad analizzare questi film questi, mh, questi personaggi queste civiltà queste località comunità, ecco, queste comunità rurali eh, pagane, precristiane eh, si potrebbero quasi vedere come i Cannibali, per esempio, un altro tipo di film, che è quel filone cannibalesco con Cannibale Holocaust. Comunque, è eh, l'idea che eh, un gruppo di persone della società civile, cosiddetta occidentale, entrino in contatto con delle comunità che invece sono, sono fermate a una visione del mondo pre-cristiana. E eh, solitamente in questo tipo di film, eh, queste comunità sono comunità del, del mondo primitivo, cosiddetto. Eh, o comunque, non so, nella giungla, o comunque, questo tipo di cose. Invece, eh, in Midsommar, siamo in Svezia, in Wickerman, siamo in un'isoletta scozzese. però comunque, c'è l'idea che queste comunità si siano in qualche modo fermate prima del cristianesimo, e quindi abbiano ancora questa visione che, ovviamente, hai, hai personaggi che sono eh, o, molto, o molto cristiani, come il, il, il poliziotto di Wickerman oppure. Eh, come i ragazzi di Miss Sommer sono completamente eh, aspefatti alla società, insomma, diciamo così atomistica, no? globalizzata. C'è questa differenza eh, tra le due comunità che entrano in contatto. Eh, e eh, Non che Ari Aster eh, o, o i registi di Wickerman vogliano, eh, comunque, far passare questo tipo di comunità come del tutto positive e le altre come del tutto negative, quanto comunque vuole, vuole far vedere anche. Eh, innanzitutto c'è una ricerca folclorica eh, dietro entrambi i film sulle, sulle vere ritualità, per esempio Midsommar è tutto incentrato sul, sul sacrificio del, dello spirito orso, che appunto eh, questo è un culto prettamente sciamanico che appunto eh, possiamo ritrovare in Siberia, in Nord America, nella zona subaltica, ma anche sui Pirenei per esempio, e, e, e possiamo collegarci anche a tutti quei culti carnevaleschi in cui appunto l'orso oppure... Eh, l'uomo animale, come l'uomo cervo, per esempio in Molise, eh, viene sacrificato ritualmente eh, in carnevale per far rinascere l'anno successivo. Quindi c'è comunque una ricerca eh, folclorica, ritua ritualistica dietro. Non sono solo film eh, che cercano di, di scioccare lo spettatore. Sì, sì, Tant'è che lo stesso Ari Aster fece cucire ogni vestito presente in scena, ognuno con una runa diversa, è un dettaglio tra l'altro esatto, che sì, sì. non si nota se non lo, non lo si conosce, ma ha fatto un lavoro pazzesco anche da questo punto di vista. Prego, prego, vai pure avanti. Ok, eh, stavo leggendo i commenti. Ah, okay, okay. <ride> Sì, dunque, cos'è che stavo dicendo su. E del lavoro folklorico legato al, alla ricostruzione della simbologia presente nel, sia in Midsommar, sia in generale e nel, nel, nel il, filone il, folk horror. Wickerman chiaramente l'immagine più nota, più, più, rico, più ricorrente anche nelle locandine, è quella dell'uomo di Vimini, che anche dal titolo, dal titolo al film. Eh, e e l'uomo di Vimini, come sappiamo, ne parlò già Giulio Cesare quando appunto i romani invasero la Gallia eh, e parlerò appunto di questa consuetudine rituale di bruciare eh, il farmaco. così veniva chiamato nell'antica Grecia cioè eh, una, una persona un, o più persone che venivano immolate in questi rituali appunto eh, legati al ciclo dell'anno e legati anche al, al, alla processione degli equinozi un discorso un po' complesso però comunque eh, lo, lo volevo solo menzionare eh, e, e tutti quei rituali che vengono fatti vedere in midsummer ma prima in wickerman eh, sono, sono strettamente connessi a un'opera soprattutto che è la, la famosissima opera The Golden Bough cioè il, il ramo d'oro di eh, Sir Fraser James Fraser eh, che appunto fu un altro di questi libri che nella seconda metà dell'Ottocento sempre di un altro eh, autore inglese andò a recuperare queste Tematiche del folklore delle religioni pagane, eh, da un punto di vista anche comparatistico, cioè mostrando come ehm, l'antica Europa pre-cristiana, sia che si parli di greci, di romani, di Celti, eh, di nordici, via dicendo, eh, c'era comunque un, un, una visione del mondo molto simile tra tutti, e anche poi eh, anche con popolazioni anche ex europee, tra l'altro, perché Fraser poi va anche a menzionare anche delle, delle ritualità. Di popolazioni cosiddette primitive che tuttavia sono estremamente simili eh, alle ritualità dell'Europa pre cristiana, quindi è, è quasi anche eh, secondo me, da questo punto di vista, eh, c'è questa ripresa, questa mh, riscoperta di queste tematiche anche da un punto di vista quasi eh, universale, cioè nel senso, mh, il, i culti i pagani pre cristiani vengono visti come. In, in, come posso spiegare, eh, di pari passo con gli archetipi junghiani, insomma, cioè come eh, degli archetipi che eh, l'umanità, in tutte le sue, le sue epoche, le sue eh, latitudini e longitudini geografiche, eh, ha in qualche modo interagito con queste verità divine, insomma. Sì, quindi... Tant'è che l'aspetto affascinante, secondo me, è che appunto questa, questa forma di. Simbologia e mitologia legata a questo eh, filone che adesso viene chiamato folk horror, eh, in realtà appunto ha delle origini antichissime. E la cosa interessante è che gli stessi miti, le stesse tematiche, gli stessi simboli eh, sono in grado di toccare emotivamente tanto l'uomo di oggi quanto appunto l'uomo di, di mille anni fa, no? proprio a dimostrazione del fatto che eh, non solo la paura, ma in generale le emozioni estreme. Eh, sono in grado di aprire una sorta di squarcio nel, nell'anima umana verso il cosiddetto mondo sottile. E tant'è che, appunto, l'aspetto interessante, eh, che vorrei andare a, ad analizzare adesso anche in un altro tuo testo, che tra l'altro citi all'interno di Axis Mundi, è eh, che sempre per quanto riguarda questo aspetto legato ai culti religiosi atavici, ehm, ci sono delle, delle ricorrenze eh, adatte anche, tra virgolette, al palato del, del grande pubblico. In, un in una delle più grandi opere filosofiche contemporanee, la, la, la ritengo così, ossia la, la prima stagione di, di True Detective, eh, a, alla quale è dedicato un libro che è appunto Carcosa Svelata, eh, di cui si parla appunto anche all'interno di Axis Mundi, eh, in cui appunto in questa serie TV i due detective si trovano a, a, a indagare su questa serie di, di omicidi rituali. Eh, che presto li porteranno in contatto con un culto, chiamiamolo stregonico, chiamiamolo gnostico, eh, che però ha delle ricorrenze estremamente interessanti per quanto riguarda eh, i legami con le, le culture eh, tradizionali e in generale con tutto quel filone legato eh, sia alla stregoneria medievale, eh, ma anche in parte alla, alla Santeria eh, esatto, palafricana. Sì. E a dimostrazione appunto di come anche a un pubblico non direttamente eh, connesso magari con queste tematiche eh, possa però provare una, lo stesso scuotimento magico e religioso. Eh, che invece può provare un fedele di una certa tradizione religiosa. Quindi, eh, non so se magari vuoi addentrarti sì, sì, all'interno, è... sia di true detective sia in generale delle tematiche che vai ad analizzare all'interno del libro. Io brevemente, allora, questo libro è stato pubblicato da Mimesis eh, a febbraio del 2021, eh, a mio parere, True Detective è una serie tv interessantissima perché, appunto, come hai già accennato, riprende delle tematiche. Religiose, sacre, tradizionali, però da un altro punto di vista le, eh, le mischia, le, le unisce, le interseca con tutto quel filone filosofico mh, a partire dall'Ottocento, anche in questo caso, che è quel filone cosiddetto pessimista o nichilista, poi eh, nel Novecento, eh, perché in realtà True Detective eh, è ispirato a, mh, in grosso modo a un'opera di Thomas Ligotti che si chiama La cospirazione contro la razza umana in cui l'autore va ad analizzare tutta una serie di filosofi, eh, di concezioni filosofica, come poi di Schopenhauer, di Choran, eh, di eh, filosofi pessimisti come Michael Stadler, come Zaffe, eh, come... Eh, eh, Mainlander pure, cioè, eh, comunque mh, mh, vuol far vedere come questa mh, corrente filosofica, appunto, pessimista-nichilista, sia strettamente connessa in qualche modo a una perdita di questo contatto con, con il sacro, con il trascendente. Eh, che eh, Thomas Rigotti, per farla molto breve, riprende determinati autori, come per esempio il già nominato Lovecraft, eh, facendo anche vedere come il sacro anticamente non. Non era inteso semplicemente come la divinità che è misericordiosa, che è semplicemente benevole, eccetera, ma il sacro è, è quello che è, è il mysterium tremendum, cioè il totalmente altro rispetto all'essere umano. E quindi c'è proprio eh, una distinzione ontologica tra quello che è sacro e quello che è invece umano. Il sacro viene visto qualcosa come qualcosa che esula dall'umano, ma che anche può dare un significato all'umano. Nel senso che dallo studio di vari autori, di questi vari autori appunto che Ligotti riprende, eh, si capisce in qualche modo come, anche se Ligotti in realtà è un agnostico, eh, non è né religioso né niente, comunque c'è l'idea che questo eh, collegamento con l'aspetto sacrale dell'esistenza che, eh, che vi era un tempo nelle società tradizionali servisse in qualche modo eh, per così dire a tenere legato l'essere uma umano all alla sua esistenza in un senso un po' più elevato. Eh, che esuli appunto dal, dagli aspetti più materialistici dell'esistenza, eh, sono già tematiche, come, come gli ascoltatori eh, magari avranno pensato, che si ricollegano al famoso Dio è morto di Nietzsche che infatti è un altro degli elementi da cui parte Thomas Rigotti nella sua analisi poi anche la serie TV True Detective. Eh, però c'è da dire un'altra cosa importante che volevo dire su True Detective, è che c'è tutta una ripresa di simboli, simbologia, appunto ehm, per esempio che ha a che vedere col, con il simbolo della spirale, col simbolo del cervo, del, del palco di corna cervine. Eh, comunque, una serie di simbologie appunto che noi ritroviamo anche in, in Wicker Man, in Midsommar, ma anche in altri, in altri film, altri romanzi, eh, sembra appunto che ci sia eh, ormai che si sia creata una sorta di simbologia eh, in questa serie di, di film, di, di serie tv, eh, che segue comunque una, una linea ben precisa. Per esempio, possiamo pensare anche. Eh, ad Aisha Hedgehog che è un altro dei film che io menziono di solito quando parlo di questo tipo di, di corrente, eh, e c'è questa idea appunto che eh, la maschera, i riti eh, appunto in maniera mascherata si collegano sempre a questo fatto del carnevale, dell'uccisione del, ehm, del, 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 del dell'essere umano che appunto prende la forma del Dio e viene sacrificato, insomma. Eh, sono tutte delle tematiche che appunto sono riprese sia da Fraser dal Ramodoro che già abbiamo detto e che però i vari autori, i vari registi poi eh, confrontano appunto con delle altre punti di vista appunto True Detective appunto questo incontro tra eh, il pessimismo cosmico anche di Lovecraft e invece questa visione sacrale, rituale dell'esistenza eh, io nel libro cerco di, di dimostrare come eh, non sia derivata in realtà solo da Ligotti, questa serie tv, ma tramite Ligotti in realtà eh, Nick Pizzolato, che è regista, va da riprendere delle tematiche degli autori anche molto più antichi eh, di, di quei filosofi che abbiamo menzionato dall'ottocento E quindi. Sì, proprio... tra prego, 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 prego. Ma Dicevo, tra l'altro, uno degli aspetti più interessanti, secondo me, del testo è anche, soprattutto nella parte iniziale, la connessione con alcuni casi sia di cronaca. E sia in generale tra virgolette di politica occulta quindi eh, tutti i legami tra questi antichi culti di derogazione pagana e eh, i vari casi pensiamo di cronaca pensiamo ad esempio al caso Epstein mm -hmm. o al Bohemian Groove quindi tutti quella quella serie di eh, simbologia legata a, a, al potere occulto che è uno dei temi principali sia di True Detective eh, e sia in generale eh, sia nel passato sia nel presente di quella serie di, eh, di congreghe, diciamo, di, di potere in cui questo tipo di simbolismo viene utilizzato eh, per, eh, per aumentare appunto il potere del, del gruppo dominante. Quindi, non so se vuoi spendere anche due parole sì, da questo punto di vista. Ai suoi chattori l'ho già menzionato, che come, come un bel po' di gente saprà, è l'ultimo film di Stanley Kubrick, eh, che, che appunto fece scalpore, perché comunque va a toccare questi argomenti sensibili, diciamo. E eh, eh, sì, c'è tutta una serie di, di fatti di cronaca nera, cui True detective, ma anche appunto ai suoi e anche film di questo genere, e poi dirò due titoli anche italiani un, tra un attimo. Eh, che vanno a riprendere in realtà eh, e, e mostrano come ehm, ci siano dei gruppi di potere che appunto si interessano di queste tematiche e anche a livello rituale proprio. Per esempio, in America ci sono stati una serie di casi eh, che appunto si parla di satanic ritual abuses, cioè di, rituali, eh, di abusi rituali satanici, eh, e pare che nei casi americani ci fosse di mezzo. E dei, dei potentati mh, che poi lavoravano anche per progetti segreti del Pentagono, eh, si fa sempre spesso il nome di Michael Aquino, che è stato il fondatore della chiesa di Seth eh, E poi, tra l'altro, anche in Italia ci sono stati dei casi eh, molto noti, eh, molto sinistri, come la scomparsa di Emanuele Orlandi. Comunque, sono tutti dei casi in cui eh, la Chiesa, la Chiesa cattolica o comunque cristiana, perché là si parla di metodisti, di evangelici. Comunque, la Chiesa cristiana, in qualche modo ha un, un ruolo, ecco, questa è la cosa più, eh, più scioccante forse perché Pizzolato comunque lo fa vedere nella serie tv che la chiesa, la chiesa cattolica o evangelica ha, dei, ha dei, delle responsabilità proprio e ci sono anche dei legami strani con uh, potentati di tipo militare, appunto, eh, sono degli argomenti che poi ha già trattato Kubrick, per esempio anche eh, oltre ai suoi chat, anche per esempio in Shining. Aveva fa, mh, fatto de, dei rimandi ai progetti Monarch, al progetto MK Ultra, che sono appunto questi progetti di lavaggio del cervello. In realtà sono progetti militari che però vanno a riprendere anche delle dottrine esoteriche. Sul eh, un è un po' complicato spiegare in due parole, eh, però volevo menzionare un altro film che eh, non è famoso come iSweet Shot, come true detective. Però secondo me è forse il film che fa vedere, che parla di queste cose in maniera più chiara, che è un film italiano del 71 che appunto ha appena compiuto 50 anni, che si chiama La Corta notte delle bambole di vetro, del regista Aldo Lado. Questo è un film che veramente consiglio a tutti perché pensare che sia stato eh, fatto 50 anni fa, questo film vedendolo oggi sembra veramente a mio parere... Eh, avantissimo quei tempi, tanto è vero che io sono convinto che lo stesso pubblico ne abbia preso visione, a mio parere, questa è una mia ipotesi che voglio sottolineare. Comunque la coltranote delle bambole di vetro è bellissima perché riprende anche delle suggestioni esoteriche perché è ambientato a Praga, quindi la Praga occulta, la Praga di Myrin, del golem, eh, questa Praga in cui si intersecano elementi di esoterismo medievale, cabalistico, quindi eh, ebraico. Eh, e poi anche appunto eh, delle, delle suggestioni di questo tipo, come hai detto tu, cioè di potentati, gruppi di potere che utilizzano questi rituali per il loro tornaconto poi economico, comunque di potere sul, sul resto della popolazione. Eh, è un film purtroppo che è mol, molto poco conosciuto, eh, che però io approfittando del, dell'anniversario cinquantennale dell'uscita. Eh, ho scritto un, un articolo che uscirà su una rivista che si chiama Massacro. Che vabbè, chi, segue, chi mi segue da profilo personale su Wexis Mundi, comunque quando uscirà questa rivista la pubblicizzerò, quindi eh, potranno magari formarsi se interessati. Eh, rivista numero zero, perché è il primo numero che esce. Eh, del, non so se magari conoscete la rivista La Nuova Carne, il titolo della rivista preso da Cronenberg, che è un altro autore tra l'altro interessantissimo del cinema degli ultimi decenni, che abbiamo trattato anche sulle pagine di Access Mundi, tra l'altro. Mi eh... chiedono tra l'altro nei commenti il titolo del film, che mi sa che sì, La, un... la corte notte delle bambole di vetro si chiama. E se vuoi riassumere magari anche un po' la, la trama, diciamo, quei legami sempre... Sì, proprio in due parole, come eh, <ride> ho detto, è ambientato, ambientato a Praga, anche se in realtà gran parte del film è stato girato a, a Zagabria eh, e appunto c'è questo protagonista... Che si trova in una condizione, è vivo, ma sembra morto praticamente. Lo trovano in questo stato all'inizio del film. E lui all'inizio non si ricorda cosa è successo. E allora c'è questo: tutto il film in pratica è un suo flashback che va a ricostruire quello che gli è successo. Ed è un, 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 un modo di fare il cinema insomma, che poi ha influenzato anche, magari lo conoscete, Memento, credo che sia di Nolan, forse mi sì, rifaccio. Di Nolan. Sì, in cui il protagonista, appunto, nella prima scena viene, viene ritrovato in una certa situazione, poi tutto il film è un flashback eh, del protagonista che va a ricostruire quello che è successo. E per fare la breve, nella Coltronata delle Bambole di Vetro, succede che il protagonista ricorda di questi fatti che sono successi a lui e alla sua fidanzata, che poi a un certo punto del film scompare. E appunto, c'è di mezzo questo club 99, che è tipo un, un, un club privato diciamo, per personaggi molto alto che si trovano in teoria per ascoltare musica per così, insomma, un club un po' d'elite, e però, invece, poi si scopre che ci sono che de, de, si portano avanti, insomma, dei de rituali un po' strani che poi ricordano anche quelli di Rosemary's Baby, che è molto più famoso oppure anche di. Un altro film che si è ispirato è Society di Brian Huzna, eh, questo regista eh, nippo americano de, de, de fine, del fine anni Ottanta, eh, che riprendono sempre questa tematica, cioè di questi gruppi di potere, come anche in Eiffel Shat, che in realtà, lontani da occhi indiscreti, appunto, portano avanti una serie di, di rituali poco chiari, ecco diciamo così che poi secondo me l'aspetto interessante di questa simbologia riapplicata al potere contemporaneo, è che eh, quando si pensa al, ai poteri occulti, al, al mondo magico religioso, no? si, in epoca moderna si pensa sempre o da un lato alla, alla bassa superstizione oppure si crede che, che siano tutte diciamo, invenzioni e complotti creati dal, dalla fantasia di, 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 pochi, di pochi pazzi. Mm -hmm. Quando in realtà già a partire dalla prima metà del Novecento, eh, se si pensa ad esempio agli studi di James Webb eh, o anche studi più recenti come quello di Gary Latchman eh, in un suo libro chiamato La Stella Nera, eh, vi è sempre stata questa, questa condivisione ininterrotta diciamo, di certi simbolismi che il potere nel corso dei secoli ha, ha mutato, ha cambiato. Eh, però mantenendo sempre le stesse finalità di fondo e mantenendo sempre degli archetipi ricorrenti. No? E tant'è che già Giordano Bruno, in un suo, in un suo testo stra interessante, chiamato il, La magia o le ligature, eh, rilevava il fatto che il simbolo ha potere proprio perché è una sorta di chiave di accesso mm -hmm. eh, al mondo invisibile. E in particolare il simbolo, quando agisce, su, agisce sull'uomo, agisce aprendo una chiave d'accesso nella sua mente. Quindi l'aspetto, secondo me, affascinante è che tutti gli studi, eh, diciamo in ambito accademico, tra virgolette, che hanno affrontato in maniera seria la questione, eh, si focalizzano su come tutta questa serie di simbolismi, e di rituali, riapplicati da alcune branche del potere, eh, anche in epoca moderna, eh, agiscono in modo da. Ricollegare questi antichi simbolismi al, alla mente dell'uomo contemporaneo, mm -hmm. no? perché alla fine eh, la chiave d'accesso è sempre rimasta quella ed è ancora, diciamo, molto funzionale per, per alcune branche del potere. Eh, Stavo leggendo i commenti quindi ne approfitto, magari di questa cosa visto che vengono nominate eh, Tarantelle, i Noci di Benevento, eccetera. Okay. Eh, questa è un'altra prospettiva che viene analizzata nell'albo, soprattutto nel dossier. Eh, inedito sui film perché non è stato pubblicato su Axis Mundi digitale, sui film folk italiani eh, ce ne sono alcuni eh, soprattutto Non si è servizio un paperino di Lucio Fulci eh, oppure Il demonio eh, di, che, che del 1963 che addirittura influenzò ispirò anche l'esorcista perché credo che sia il primo film di possessione demoniaca eh, che sia mai stato fatto, credo eh, comunque, sono dei film italiani che, ispirandosi in questo caso a Ernesto De Martino, cioè a quegli studi del folklore dell'Italia meridionale, eh, sono incentrati soprattutto eh, nel mostrare come spesso in questi, eh, in questi luoghi, in queste aree geografiche, il diverso eh, venga eh, considerato in qualche modo eh, un operatore del demonio, quindi una strega, perché spesso si parla appunto di ragazze. Eh, che vengono appunto considerate streghe eh, e quindi, eh, se da una parte magari vengono considerate anziché streghe invece, eh, non so, guaritrici oppure mh, in qualche modo in contatto, non so, con la Madonna o con, con i santi, eh, poi, appena insomma eh, succede qualcosa che alla comunità insomma può sembrare strano, improvvisamente diventano streghe e quindi capro espiatorio. Questa è un'altra un tematica che. Possiamo trovare in molti film, in molti romanzi del nel filone folklore, tra cui tra l'altro anche, anche Wickerman, volendo e anche Midsommar, questo appunto, eh, argomento del, del, della vittima sacrificale che appunto eh, in senso apotropaico è, è un po' diverso dal discorso appunto dei, dei film che ho menzionato, eh, ambientati nell'Italia meridionale, perché lì c'è proprio anche l'idea. Eh, quasi che la stregoneria non, non sia in realtà più creduta, però si usa in qualche modo per attaccare delle persone che vengono considerate scomode, che vengono considerate fuori dal, ehm, non lo so, dai, dai, dai dogmi della società, insomma, eh, e, e soprattutto appunto nei, nei film ambientati in Italia meridionale questo questa tematica viene, viene utilizzata anche. C'è un altro film che si chiama Arcana, che è ambientato a Torino. Che però, in realtà, fa vedere appunto queste famiglie meridionali che, eh, con il boom economico degli anni '50, vengono a Torino a vivere. Eh, e poi fa vedere come in realtà hanno mantenuto una serie di tradizioni, eh, anche di mh, contatti con i morti, riti medianici, eccetera. Eh, quindi i piani appunto anche qua si mischiano, il piano appunto sacrale folklorico si mischia eh, con il piano eh, prettamente sociologico, antropologico. Quindi anche qui il folk horror eh, è un'etichetta un eh, che, che però eh, viene usata dai vari registi, dai vari scrittori, poi per analizzare delle tematiche che gli stanno a cuore, eh, che però esulano anche dal, dal sacro strettamente inteso. Per esempio anche un altro film. Eh, di cui io scrivo in questo albo è Pendas Fan eh, e questo è molto poco conosciuto un film inglese degli anni 70 in cui il protagonista è questo ragazzo Steven, eh, entra in contatto con delle verità esoteriche eh, del, del, della brughiera inglese eh, e in realtà eh, nella narrazione questa eh, rinascita interiore del protagonista si lega appunto un rifiuto che la società ha posto nei suoi confronti perché, appunto, non accetta il militarismo. Lui va in una scuola cattolica militare, diciamo così. Non accetta il militarismo, non accetta i dogmi del cattolicesimo, non accetta il maschilismo imperante eh, del suo ambiente. Via dicendo quindi, appunto, i vari registi, i vari scrittori utilizzano eh, le tematiche folk e folk horror, appunto, eh, in prospettive anche poi sociologiche, in prospettive. Più ampie insomma del, del rituale oppure del, di queste tematiche un po' più esoteriche che abbiamo menzionato prima. Sì, Sempre su questo tema, tra l'altro, ci fanno una domanda interessante. C'è cioè Loreto Pizzuti che chiede i, filo, i filoni horror del cinema in generale, che riprende occultismo, esoterismo e paganesimo sono da considerare revival oppure mm. possono essere considerati narrazioni mitiche contemporanee. Come definizione a me piace più la seconda. Okay. Perché, come abbiamo cercato di, di vedere poi vabbè è, è, è un discorso molto lungo da fare però anche eh, Picnic Hanging Rock con un altro film che io ho menzionato eh, in realtà non è che si può considerare revival, semplicemente riprendere dei, dei simboli dei punti simbolici come per esempio il cigno, la rottura di livello il passaggio all'altro mondo il, eh, il, il tempo che si blocca a mezzogiorno che è appunto l'orario in cui, secondo Servio, secondo gli antichi autori romani e greci, eh, il tempo si, si bloccava appunto nel, quando il sole era allo zenit, eh, i corpi non facevano più le ombre e questo quindi era il momento in cui gli spiriti, in cui gli dei, i demoni si manifestavano. Quindi ci sono una serie di temi folklorici esoterici. Che vengono ripresi anche dagli autori classici che però vengono eh, sfruttati per delle narrazioni, appunto, come ho detto, di vario tipo, per esempio anche in picnica e in rock. Eh, C'è questa divisione dicotomica tra eh, la protagonista Miranda e altre ragazze del collegio femminile che poi appunto scompaiono presso questo rilievo roccioso che poi viene legato a mitologie degli aborigini australiani sul Dreamtime, quindi sull'età dell'oro, sul tempo mitico appunto, eh, e poi invece dall'altra parte dei de, 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 de personaggi che appena nel film che appunto... Eh, sono quei personaggi che lavorano nel collegio oppure sono eh, le collegiali che appunto non si ribellano a questo sistema eh, che viene portato avanti in questo collegio eh, e quindi anche qui eh, la tematica sacrale appunto o folco, o, non, è, non è tanto horror anche se c'è la scomparsa delle ragazze eh, però comunque si ricollega a delle tematiche anche qui di tipo sociale di tipo antropologico eh, e, e quindi secondo me non si mh, è vero, ci sono anche dei revival, questo sì, però eh, i film che io ho cercato di trattare li definirei più narrazioni mitiche contemporanee. Spero di essermi spiegato abbastanza <ride> sì, bene. Sì, sì, assolutamente. E niente, io per concludere ti farei l'ultima domanda, ossia, uno, quando uscirà il prossimo albo, e due, i temi che tratterà. Bene, allora il secondo albo uscirà a, a Samhain, cioè a a fine ottobre eh, perché l'albo è annuale appunto e questo secondo albo sarà invece più dedicato alla storia delle religioni pura quindi alle feste di fine anno la voglio far uscire appunto eh, a fine ottobre perché appunto è il periodo in cui eh, anticamente le popolazioni celtiche iniziavano eh, iniziava l'inverno quindi iniziavano anche tutte quelle feste di fine anno eh, che, che si collegano appunto con il ritorno degli spiriti nel nostro mondo alla fine del ciclo annuale, I, insomma, sono una serie di argomenti che già vengono ripresi in alcuni film folk horror che io ho trattato, o anche gli altri che hanno trattato in questo primo album, comunque ehm, sarà più su, appunto sulla storia della religione pura. Quindi magari adesso non devo ancora decidere bene la scaletta. Magari farò anche qui un piccolo dossier di cinema, okay. però comunque sarà più a livello proprio di storia delle religioni, questo secondo album. Con degli niente, articoli... O... Sì, Come finisco sto? brevemente con ah, degli beh, articoli scusami. appunto sul, sul, sulle feste di fine anno. Per esempio, magari qualcuno che segue Axis Mundi già conoscerà questi articoli sul substrato arcaico dei 12 giorni di Natale, oppure sul substrato pagano di Santa Lucia, di Babbo Natale, insomma, sono una, o dei, dei, questo, è, questo è un annuncio che faccio adesso pubblicamente per la prima volta, ci sarà un altro articolo di Massimo Centini, del professor Massimo Centini, che tu hai già nominato, eh, che sarà sui magi, quindi sulla lettura esoterica dei, dei tre magi, okay. in un senso appunto anche che si ricollega all'antica religione mazdeista, quindi dell'Iran persiano, bello. insomma. Bello, bello. Non, non vediamo l'ora io, soprattutto, di Grazie. aggiungere anche il secondo albo alla collezione. E niente per concludere, beh, intanto ringrazio Marco, ringrazio gli spettatori. E vi ricordo, come abbiamo già detto all'inizio, che trovate le ultime copie del primo albo, ce l'abbiamo anche noi in, in libreria. E sempre di Marco, trovate appunto il già, già citato Carcosa Svelata e anche un altro testo uscito con Gog Edizioni, oltre il Reale, eh, che è un bell una bellissima raccolta di saggi legati al realismo magico e, e in generale agli autori che abbiamo citato fino ad ora, quindi Lovecraft, Machen, Merink, ma anche Tolkien e Smith, eh, in cui c'è un contributo di Marco dedicato appunto a, alla altri figura di Machen Marken, e poi i contributi di altri autori dedicati appunto a questi altri saluto, grandi della letteratura. Benvenuto del anche brevemente bye bye. alle persone in chat, ciao Zottepi, <ride> benvenuto anche... Anche a spizzo del Drago Verde, possessore della coppia 154, spero che sia, piaciuta, <ride> spero che sia stata all'altezza delle aspettative, e saluto anche tutti gli altri che sono intervenuti, Loris Giovanni che nomina James Hillman, che è uno degli autori che anch'io consiglio sempre, per esempio in Carcosa Svelata, nel capitolo dedicato appunto al Green Man, all'uomo selvatico, perché è un altro simbolo che viene ripreso, eh, analizzo molto l'opera di Hillman, Saggio Supan, quindi assolutamente James Sealman io lo considero fondamentale per analizzare, per, per capire anche questi temi in maniera non troppo complicata e non troppo accademica. Ciao Andrea, ti saluto. Andrea lo conosco personalmente, spero stia bene. <ride> Va bene, allora grazie Marco e Ciao lei, grazie. grazie ancora a tutti te, Daniele, tutti gli grazie mille. Grazie, grazie. Ciao a tutti. Ciao Ciao a tutti. tutti.